Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre giù di Muscoli a Vita, mi cogliete col mio primo pasto proprio qui. Sono in cucina di Sammy, lui sta ancora in camera sua e io voglio farvi vedere, perché ricevo un sacco di messaggi su come fai a mantenere la tua dieta proteica o non proteica quando stai, che ne so, in famiglia, con i nonni, quando viaggi, quando stai a casa di un amico che ovviamente magari non hai tutte le cose a disposizione che vorresti avere. Quindi vi faccio vedere il mio primo pasto. Ho digiunato tutta la mattina, questo lo faccio sempre, digiuno intermittente, perché in questo modo evitate di consumare troppe calorie e vi permette di fare dei pasti più grandi sia a pranzo che a cena. Quindi ho fatto il digiuno intermittente per prima cosa la mattina bevendo un caffè e dell'acqua gassata. Ora è 1:30 e mi sono fatto il mio primo pasto. Il mio primo pasto, come vedete qua, consiste in semplicemente della pasta con del tonno. Ho cucinato qua nel tegamino, quindi questa è semplicemente della pasta, mi sembra 200 grammi di pasta con 200 grammi di tonno e 200 grammi di passata al pomodoro. Quindi questo, se focalizza, questo è quello che mi piace fare. Ovviamente a casa dei vostri amici troverete della pasta, perché se sono italiani ci sarà la pasta, ma vi basta mettere dentro delle scatolette di tonno, vi fate una bella pasta al tonno oppure vi fate una bella pasta al ragù. Quando mi dite che non riuscite a prendere le proteine, non è vero, perché basta che vi fate una pasta, ci aggiungete del tonno o del ragù, ci mettete poco olio così che non andate oltre in grassi e quindi non avete eccessive calorie, e vi fate un ottimo pasto carboidrati e proteine pre-workout, post-workout, pranzo, cena, quando volete, ma questo è un ottimo pasto. Quindi io mi godo qui il mio primo pasto, poi penso che faremo un workout insieme e poi vi faccio vedere quello che mangiamo stasera. Vado a dove sta la luce buona, insomma. Dimmi te. Allora ragazzi, siamo qua fuori sul terrazzo di Simon, grazie a Simon che sta dietro la telecamera. Facciamo un video richiestissimo, mi avete chiesto in tanti come vi dovete allenare in casa, se avete solo dei manubri, se non avete tanti accessori, e quindi ho deciso di fare un video qua perché Simon a casa sua aveva dei manubri. Lui prima di iniziare in palestra aveva i manubri in casa e vanno benissimo. Se seguite un buon circuito, oggi faremo un circuito full body 3 volte a settimana, che è proprio come si allenava Steve Reeves, uno dei grandissimi natural bodybuilders. Semplicemente 3 volte a settimana in full body, quindi allenerete tutti i muscoli del corpo. La cosa importante ragazzi, come ogni allenamento, è che dovete progredire, quindi anche se avete i manubri in casa dovete comunque applicare il sovraccarico progressivo, ovvero se nel primo movimento fate 12 ripetizioni con un carico, la sessione dopo dovete provarvi a fare 13 ripetizioni con quel carico, oppure se ce la fate aggiungete altri plates al manubrio, fate un carico più pesante e rifate 12 ripetizioni. Col passare del tempo dovete diventare più forti, e questo è importantissimo se volete costruire la massa muscolare da natura. Quindi anche se vi allenate in casa non vi aspettate risultati incredibili, tranne se applicate questa cosa, il sovraccarico progressivo. Detto questo, iniziamo col full body workout, grazie al mio cameraman Sammy. Iniziamo col primo esercizio. Primo esercizio, iniziamo con le gambe ovviamente, e iniziamo con degli squat. Facciamo 3 serie da 12 ripetizioni. Ricordatevi, schiena dritta, esplosivi sulle gambe. Tre serie da 12 ripetizioni. 11 e 12. Ok, fate 3 serie da 12 e poi passiamo a 3 serie da 12 per allenare il muscolo femorale. Quindi così con lo squat abbiamo allenato i glutei, i quadricipiti, passiamo a allenare il muscolo femorale. Dovete sentire, anche qua 3 serie da 12, dovete sentire la contrazione nella parte posteriore della gamba e tirar su, dovete sentire veramente un buon stretch, tirar su con i glutei. E 12. Ok, adesso come avete visto, e poi potete passare alla parte superiore del corpo, iniziamo subito 3 serie da 12 per le spalle. Presa neutra aiuta
a non porre troppo stress sulle spalle. Se passate in basso e poi esplodete su, siete sicuri di aver fatto il full ROM. Nove, dieci, undici, dodici. Ok, anche qua tre set da 12 ripetizioni, un minuto e mezzo di pausa tra ogni set. Dopo di questo passiamo a allenare i bicipiti. Anche qui tre serie da 12 ripetizioni. Mi raccomando, contrarre bene col bicipite, non usare troppo momentum. Altre 4. Ultime. Anche questo è bello tosto. Avendo fatto i bicipiti, passiamo ai tricipiti. Questi qua, 3 serie da 12. Bello pesante, anche l'altro lato. Nove. Allora, così abbiamo fatto per ora gambe, spalle, bicipite e tricipite. 3 set da 12 per tutti, un minuto e mezzo tra ogni set e tra ogni esercizio. Per la schiena provate ad appoggiarvi se trovate un tavolo o qualcosa e fate un one arm dumbbell row, anche qui 3x12. Tirate con il lat. 2. Collo neutro, tirate con il gomito e non con la mano. 10, 11, 12. Facciamo anche l'altro lato. Ci mancano gli ultimi due esercizi. I manubri sono un po' pesanti per questo esercizio, quindi ci tolgo i pesi. Ok, siamo tornati con i manubri più leggeri. Adesso fate alzate laterali, anche qua 3 da 12. Provate veramente a sentire la contrazione del deltoide laterale, non usate il momentum, usate una forma che vi permette di sentire il deltoide laterale che viene stimolato. 3, 4, 5, 6, 7. Ultime 2, 11 e 12. Ok. Adesso l'unica cosa che ci manca sono i deltoidi posteriori e il petto. Facciamo prima i deltoidi posteriori, anche lì 3 serie da 12, e poi petto. Per il deltoide posteriore vi ponete così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10, piuttosto, 11, 12. Ok, allora, avendo fatto quello, le mie cose che vi mancano sono i pettorali e gli addominali. Gli addominali a casa vi consiglio di fare, se avete una sbarra potete fare le leg raises sulla sbarra. Ho già fatto un video a parte e vi consiglio di fare un allenamento addominali almeno 3-4 volte a settimana, quindi non fa parte di questo allenamento. Ora finiamo il tutto con 3 serie da 20 di flessioni per il petto. Mano un attimino larghezza spalle, un pochino di più, venite avanti e sentite la contrazione sul petto. Potete sentire il petto contrarre. Schiena dritta. Quindici, sedici, sette, diciotto, 19 e 20. Ed ecco, quindi abbiamo finito lì il workout. È un full body da fare 3 volte a settimana. Fate 3 set da 12 ripetizioni per ogni esercizio che vi ho mostrato, con 1,5 minuti di recupero. L'ultimo esercizio è per il petto, fate 3 da 20. Se non riuscite a fare ne 20, fate il massimo. L'importante, se volete crescere la massa muscolare che state a casa, è di progredire col carico e col volume. Quindi, scusate, sono un po' affanato perché l'ho fatto a circuito per mostrarvi gli esercizi. Dovete concentrarvi a diventare più forti col passare del tempo. Quindi se oggi avete fatto 3 da 12 con 4 kg al lato per i bicipiti, fra 2 settimane dovete stare facendo 6 kg al lato, fra 2 mesi 8 kg al lato e così via. Così costruirete la massa muscolare dell'addome. Detto questo, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciatemi un commento dicendo cosa ne pensate, se vi è stato di aiuto questo video. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Grazie a Simon, il nostro cameraman. Noi ci vediamo al prossimo video.